registrate questa trasmissione, non vedrete solamente le opere di Antonio Nunziante, ma vedrete dei capolavori del XX secolo, di uno degli artisti più veri, più autentici oggi. Se tu guardi i miei quadri, apparentemente sembrano reali, ma non lo sono, perché forme, proporzioni, colori sono completamente alterati. È un'idealizzazione di pittura, ripeto, è sempre l'enigma del concetto metafisico, cioè lasciare allo spettatore che vede il quadro la possibilità di chiedersi il perché. Perché? 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 Non puoi abbandonare, non posso abbandonare il mito, non posso abbandonare la storia antica, perché come hanno detto tante persone, è dal passato che si crea il presente. Io consiglio tutti voi, signori, veramente, di rimanere. Registrate questa trasmissione perché non capiterà più molto facilmente in futuro. A volte, ad esempio, si fanno queste cose quando magari gioca l'Italia a un mondiale, no? Facciamo mattina, quando c'è un'Olimpiade, quando c'era Luna Rossa, no? Abbiamo fatto degli orari straordinari. Le stanze sono il nostro quotidiano, le stanze sono queste stanze, il mio studio, l'ufficio, la fabbrica, le stanze sono le nostre case, le stanze sono degli stadi mentali, sono delle situazioni apparentemente di chiusura. E se è vero come è vero che l'artista, il suo compito è quello di far viaggiare le persone attraverso i muri, ha questa possibilità, attraverso le pareti, attraverso i soffitti. Ecco che nel momento in cui un artista racconta la dimensione alternativa che esiste al di là della nostra quotidianità, della nostra realtà, e quindi, ripeto, le stanze, questo senso di chiusura, ecco che io ho la possibilità di dire alle persone: no, attenzione, si può alzare lo sguardo al cielo anche in una stanza e vedere un cielo stellato, non vedere il soffitto. Anche questo è per l'ennesima volta una metafora, la possibilità di andare oltre i muri con la nostra mente, certo, non con la nostra fisicità. Ma questo è il mio compito, è raccontare alle persone che c'è la possibilità di andare oltre. No, scusate, mi basta sto sole, se no ne faccio portare un altro. Dipingo perché credo che non saprei fare altro. Non posso dipingere dogmi, regole, cioè io dipingo sogni, dipingo intenzioni. La pittura è un bisogno assoluto della gente, nel momento in cui toglie alle persone il sogno, è ucciso un essere umano. Viviamo in un'era di computer, di medialità, eccetera. La mia è una modernissima, attualissima bottega multimediale, capisci? Cioè praticamente attraverso le telecamere che ci sono nel mio studio,
attraverso il mio sito. Tu puoi vedere mentre lavoro, entrare nello studio di un artista, capisci? Quindi io ho usato la metamedialità, è un concetto che sto portando avanti tra l'altro, io la uso per potermi proporre alla gente, per comunicare con le persone, ma non è abuso, che è diverso. 11 settembre 2001 l'Apocalisse. Devo dire la verità, per un paio di mesi mi sono rifiutato assolutamente di affrontare questa cosa. E poi ho pensato che per una volta in vita mia dovevo lasciare una cronaca di quello che ho vissuto, di quello che ho visto, e l'ho fatto veramente solo per questa volta. Credo che mai più ripeterò una cosa del genere. E ho ambientato questa scenografia che poi in pratica è la sintesi, la stilizzazione e l'idealizzazione dell'isola sempre di Berkeley, a cui io mi ispiro ormai da qualche anno. Sono diventate un po' questi due elementi esterni, le due torri tragiche a cui è accaduto il fatto. Dal lato sinistro abbiamo la tragedia, abbiamo Manhattan, però proprio perché è un dipinto, dal lato destro abbiamo la positività della rinascita, c'è un arco di luce, un trionfo di un'alba che sorge. E c'è l'acqua che è creazione, il tutto è mosso da un leggero vento, no? E questo pensatore vive di volta in volta emozioni diverse. Sono io, è autobiografico, sono io perché li dipingo, ma sei tu perché lo leggi. Cioè tu di volta in volta ti medesimi, perché tu magari sei tranquillamente nella penombra di una stanza, volgi lo sguardo verso una finestra, arriva un raggio di luce, in quel momento sei tu il pensatore. È il tuo pensiero che vola fuori da quella stanza, non è il mio. Io ho solo creato l'immagine.